Sicuramente, del resto questa è un'iniziativa che si inserisce nella quarta edizione della settimana europea della riduzione dei rifiuti, che si tiene appunto dal 17 novembre al 25 novembre prossimi. Insieme all'associazione Mercatino delle Idee abbiamo pensato di tenere questa iniziativa domenica 18 dalle ore 9 alle ore 20 presso l'area coperta del mercato del quartiere Italia. Lì ci saranno una serie di laboratori proprio per poter spiegare come è possibile ridurre la produzione dei rifiuti, ma anche come poter riutilizzare dei prodotti, e quindi diciamo è un'iniziativa principalmente di sensibilizzazione che va nell'ottica di quelle che sono del resto le normative europee sulla riduzione dei rifiuti. Ricordo che la gerarchia europea nella gestione dei rifiuti pone al primo posto la prevenzione, cioè la riduzione della produzione dei rifiuti. Comune di Salerno, per la verità, da quando abbiamo attivato la raccolta differenziata nel 2008, non soltanto diciamo per ragioni dovute alla crisi economica, ma anche per le buone pratiche e la responsabilizzazione che c'è stata cittadini, stiamo registrando di anno in anno una costante diminuzione nella produzione dei rifiuti, tant'è vero che l'anno scorso abbiamo avuto una produzione pro capite di circa 460 kg per abitante, che se andiamo a vedere rispetto, come dire, alle produzioni dei rifiuti di altri comuni capoluogo di provincia, ci colloca addirittura tra i primi quattro come esempi virtuosi. Ad eccezione ovviamente del ciclo dell'umido, che è una storia a parte, il mercatino proporrà utilizzi alternativi di tutti gli altri generi di rifiuti prodotti? Ma il mercatino promuoverà diciamo, l'utilizzo di una serie di oggetti che noi consideriamo rifiuti e che invece possono continuare diciamo, a svolgere una funzione. Poi ci sarà una parte che è dedicata invece proprio a tutto ciò che si può fare per ridurre la produzione di rifiuti, quindi cioè intervenire a monte. Un esempio pratico può essere non utilizzare le buste monouso, quelle diciamo, in polietilene, oggi biodegradabili, ma che in ogni caso non risolvono il problema. Risolve il problema se invece noi utilizziamo una borsa per la spesa riutilizzabile, possibilmente in materiale anche naturale, quindi effettivamente poi come dire degradabile in natura, perché anche quelle biodegradabili in ogni caso lasciano diciamo, dei filamenti nel terreno, non c'è una degradazione completa. Presidente del Circolo Lega Ambiente Salerno Orizzonti. Domenica 18 partecipiamo a questa iniziativa Mercatino delle Idee, altri stili di vita, per ribadire il nostro apporto diciamo, alla sostenibilità ambientale nel nostro territorio, partendo dalla riduzione dei rifiuti, e infatti questa domenica coincide con la settimana europea per la riduzione dei rifiuti, quindi un appuntamento salernitano di questa settimana. La cosa importante è che ribadiremo anche in occasione di questo mercatino è appunto che si può benissimo fare un pranzo sostenibile senza produrre rifiuti, quindi senza utilizzare materiali usa e getta, e lo faremo praticamente con una simulazione di una tavola imbandita e poi anche con un focus appunto sulla riduzione dei rifiuti, in cui invitiamo i cittadini a farci domande e appunto a dibattere insieme sul tema. Ovviamente il mercatino delle idee non è solo riduzione dei rifiuti, ma è anche valorizzazione dei prodotti tipici, quindi anche dell'artigianato locale, e siamo insieme con l'associazione Mercatino delle Idee su questo mercatino tema. Delle idee. Noi da marzo stiamo promuovendo questi altri stili di vita, cioè uno stile di vita più, diciamo, più tranquillo, col riuso e riutilizzo, dunque non fare molti rifiuti, promuovere l'artigianato locale, l'agricoltura biologica, il chilometro zero, per essere il meno impattanti possibili. Diciamo che diamo degli input ai nostri giovani per inventarsi un lavoro, per fare qualcosa e per promuovere le iniziative locali, in modo da avere uno stile di vita più umano, diciamo, a misura d'uomo, e non quelle solite corse che si fanno a rincorrere l'usaggetta e il consumismo. Registriamo una riduzione di anno in anno della produzione dei rifiuti, anche fino alla 2011, tant'è vero che l'anno scorso il dato del 2011 è di circa 460 kg per abitante, che nazionale in termini positivi, pensate che ci sono comuni quali mi sembra Massa Carrara, che producono
oltre 800 kg, cioè stiamo parlando del doppio di quelli che produciamo per il Salerno. Quindi questa è l'importanza di questa iniziativa. Mi fermo qui, se poi c'è qualche domanda lascio la parola alla prima Rosa nel Capino delle Idee. Allora, noi come associazione del Capino delle Idee fin dall'inizio ci siamo proposti proprio questo riutilizzo e l'uso, e abbiamo avvantaggiato le produzioni artigianali dei nostri ragazzi, dei giovani, perché riteniamo che questo è uno stile di vita da promuovere e lo si può promuovere con questo tipo di iniziative. Infatti nel nostro mercatino troverete anche laboratori per